sigaretta? Ne ho soltanto una. Come te la cavi? Male. Ha un sapore terribile. Itemis est. Deo gratias. Padre, vado ad aprire. Non ti preoccupare. Vado con questi signori. Vi accompagno anch'io. Va bene, come vuoi. Dove lo porteranno? Ma siamo nel mese di luglio. È perché non prenda freddo. Copri il viso con la sciarpa. Non capisco. Forza, andiamo. Dai. Arrivederci, padre. Ma dove c'è lo? Dove lo portano? Tutti dentro. Forza! Tutti dentro. Paga e poi vattene. Sbrigati, si è fatto tardi. Permettete perlomeno che lo saluti. Lo vuoi salutare? Lo vuoi salutare? Per favore, lascialo. Per favore. Lascialo. Andiamo. Muovetevi! Sembra che il Signore mi voglia martire. Non avete sentito? Tranquillo. Riguardati, fratello. Abbiamo il prete. Nome e cognome? Pedro Poveda. Ah, quello delle maestre. Una brava persona. Sistematelo nella stanza a sinistra. Il giorno mi disse: la verità è nelle opere, non solo nelle parole. Ehi. Perché non mi dai la chiave della camera in fondo? Quella a sinistra. Quella del prete? Sì. Che c'è? Vuoi confessarti? Sì. E prendere la benedizione. Va bene. Non maltrattarlo troppo. I capi lo vogliono tutto intero. Sì, tranquillo. Mi divertirò un po'. Non
ti agitare, prete. Non ti faccio niente. Come ti chiami? Pedro. Pedro. Io sono Felipe, Pedro. E ne avrai anche altri. Altri cosa? Indovina. Nomi, no? Ai signorini mettono sempre più di un nome. Ma a voi piace avere tutto? Io non sono un signorino. Però hai ragione, ho più di un nome. Sentiamo. Cosa? Sputali fuori. Forza, dimmi anche gli altri. Pedro, José, Luis, Francisco, Javier. Beh, l'avevo detto io. Te li hanno messi quasi tutti. Ma non servono a niente. Per il gusto di averli. Siete degli spocchiosi. Siccome io ero molto povero, Felipe, punto. Per poco me ne danno mezzo. Mezzo nome per me e mezzo per mio fratello. Prendi. Ne vuoi? Sono buone. Quelle dei ricchi. Le avrai già fumate. No, grazie. Grazie. Che cos'è? Questo? Sì. Un breviario. È per i preti? Sì, contiene le preghiere. Dammelo. Dammelo! Lui chi è? Un amico delle grotte di Guadix. È passato molto tempo. Guadix? Sì. Guadix. Buongiorno. Ciao. Sei arrivato. Che buon odorino. Che cos'è? Avanzi del pranzo che ti ho conservato. Si può sapere dove sei stato tutto il giorno? Sei sparito. Il tempo non mi basta mai, madre. Sapete che sono occupato. Lo capisco, ma è meglio se ti fermi un attimo e vieni a controllare questo. Forza. Che buon odorino. Ehi, la cena si mangia a tavola. Non si prende il cibo dalla pentola, non è buona educazione. Vediamo un po'. I conti non mi quadrano. Guarda qua. La settimana passata 5 pesetas. Le ho date a un bambino che non aveva da mangiare. Sì, e poi mercoledì scorso altre 2 pesetas. La signora Jacinta. A suo marito servivano un paio di pantaloni nuovi. Dei pantaloni nuovi e un bambino. Figliolo, quello che voglio dirti è che devi fare un po' più di attenzione ai soldi. Non vi preoccupate, padre. Dio provvederà. Sicuramente. Io nella provvidenza divina ho molta fede, caro, però... Basta adesso, non parlate più di soldi. Ora dobbiamo cenare. Riponilo tu. Qui ci vieni quando vuoi restare da solo. Ah, Don Rafael, non vi ho sentito arrivare. Ti ho già visto varie volte dall'eremo della Firca in De Gracia osservare le grotte laggiù. Quella gente mi preoccupa. Ci si interessa a malapena di loro. E non... Non serve parlare, lo sapete. Chi va lì ha un motivo. Soprattutto durante le elezioni cercano di guadagnarsi il voto di chi vive nelle grotte. Per il resto non contano. La maggior parte del tempo combattono contro le malattie. Insomma, io non posso più fare tanto. Il vescovo vuole che vada a predicare nei paesi. Scusatemi,
permesso. Ma padre, dove eravate finito? Pensavo, visto che ci mandano a predicare nei paesi, potrei fare catechesi anche alle grotte. Alle grotte? Shh! Scusateci. Hanno già provato ad andare dei seminaristi e sono stati ricevuti a pietrate. E tornati sani e salvi, hanno detto che non erano ancora pronti per il martirio. Don Vicente, mi sembra che siate un po' esagerato. Un esagerato io? Ma come... Shh! Perdonateci. E in ogni caso, non credo che abbiate il tempo per le grotte. E Sua Eccellenza Don Maximiano non sarà contento di perdere il suo amato Poveda. Hm? Avete ragione. Non sarà contento. Dove andate? Shh, ma insomma, la volete smettere? Un po' di rispetto, padre. Non puoi sfuggirci! Ormai sei in trappola! Ormai sei in trappola! Corri, Manolo! Ti fa male? Lasciami vedere. Angustias, presto, vieni qui. Cosa c'è? Ne avrà combinata una delle sue. Santo cielo, com'è successo? Niente di grave. Lui e i suoi amichetti si sono avvicinati per salutarmi ed è caduto. Sì, so come salutano lui e quel dispettoso di mio figlio. Juanico, esci subito, ti vedo. Vieni qui, davanti. Accidenti. Sono dei selvaggi, non è possibile. Sta tranquillo, non è successo niente. Mi hai fatto spaventare, sai. Vieni qui! Sta fermo. Ci vorrebbero acqua calda e sapone. Sì, ma non ne abbiamo. Che cosa hai fatto, Juanico? Te l'avevo detto di stare bravo. Ti brucia molto, eh? Alla fine sei caduto e così non mi hai detto il tuo nome. Dai, forza, parla. Si chiama Manolo. Manolo. E il suo amichetto Juanico. Juanico. Proprio dei bei nomi. Santo cielo! Che è successo? Si stanno accoltellando! Sarà morto qualcuno. E adesso? Rientriamo in casa. Dove andate, padre? Potrebbero farvi del male. Non puoi insultarmi. Zitto, ti ammazzo. Cercate di ragionare. Ne vale la pena. Finirete con l'ambasciata di Cella. Cercate di ragionare. Posso aiutare se mi lasciate? Vattene, non è il tuo posto. Vi prego, per l'amor di Dio. Io? È da tempo che si è dimenticato di voi. L'uomo si dissanguerà se non... No, Manuel, non fargli niente. Che c'è? Lo conosci? Dirmi che ti ha fatto il lavaggio del cervello. No! Basta! Vattene! E non tornare se non vuoi che ti spacchi la faccia. Ma tu fino a casa! Vi ringraziamo per il vostro aiuto, eccellente. Don Maximiano. Perdonate un momento. Ecco qui il mio carissimo Poveda. Cosa ti serve, figliolo? Volevo chiedervi il permesso per portare il tabernacolo all'eremo della Virgen de Gracia. Alle grotte? Vostra Eccellenza, non so se sia una buona idea. In fin dei conti, quella gente non lo apprezzerebbe. Alle grotte? C'è tanto da fare. Sei sicuro di voler andare a predicare persino lì? Sì, signor Vescovo, sì. In quel posto c'è moltissima povertà. E per tutti noi la Chiesa è un dovere. Lo so, figlio mio, non li dobbiamo abbandonare. Ti autorizzerò, sempre che tu rispetti ciascuno dei tuoi altri obblighi. Mille grazie, illustrissimo. Chi vive lì? Lo zio Julian. È molto vecchio, non esce quasi mai. Non muovetevi. Zio Julian, scusate, è permesso? E voi chi siete? Sono il nuovo prete. Le grotte non hanno un prete.
Volevo salutarvi. Mi chiamo Pedro. Ma che cosa vuole fare? Non so. Buongiorno. Salve. Andiamo alla prossima grotta. Le vuoi vedere tutte? Sì, tutte quante. E là chi vive? La signora Bernarda. Avete visto? Ma lo conosce che voglia andare a salutare? No. Perché? Vivere in una grotta? Sì, so che costa poco, ma perché? Distano solo mezz'ora a piedi dalla nostra casa. È così, padre. Ma sento che Dio mi invita ad aiutare quella gente. Alcune volte mi fermo fino a sera. Mio figlio, uno delle grotte. Carlos e Vicente mi aiuteranno. In cosa devo aiutarti? Manolo! Vieni qui immediatamente! Manolo! Ciao. Tra il padre e il figlio non so chi sia peggio. Mi hanno stancata. Mi sa tanto che è più difficile il padre del figlio. È un vero testone mio marito. Se non sapessi che in fondo è un bravo uomo, più cocciuto di un mulo. Impossibile fargli cambiare idea, però è un bravo uomo. Se non fosse nato qui, chi può dirlo? Prima di cominciare, mi piacerebbe che ascoltaste questo giovane sacerdote. Molti lo conoscono, è Don Pedro Poveda. E vuole parlarvi di un argomento estremamente importante, Don Pedro. Buonasera. Vi ringrazio per avermi permesso di parlare. Come dice bene padre Manjón, fondatore delle scuole dell'Ave Maria, a niente abbiamo diritto se non a chiedere. E possiamo chiedere solo ciò che è superfluo. Per voi è sicuramente di poca importanza. Però per la gente delle grotte significa molto. Delle grotte, ha detto? Sì. Ma santo come cielo. Possiamo separare l'amore che abbiamo per Dio da quello per i nostri fratelli? Ai nostri fratelli delle grotte servono moltissimi aiuti. Ed è ora di volgere lo sguardo sui più indifesi. Su chi è affamato e non ha nulla. E sui bambini senza scuola. No, per favore. Questo è davvero un colpo. Per la signora Bernarda e i suoi figli, 5 pesetas per le scarpe. No, 7 pesetas. 7? No, non saranno un po' troppe per delle scarpe, 7. Ma quelle più belle costano anche 9 pesetas. Oh. Guardate di più le vetrine, Vicente. Le vetrine? Ma ha ragione, è davvero tanto. Anche se è una famiglia numerosa. 7 pesetas, d'accordo. Dovremmo pur dar loro qualche incentivo perché si avvicinino a Dio. 7 pesetas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Chi è? Uno degli orfani. Fate silenzio. Ite missa est. Deo gratias. Amen. Amen. Perché piangi? Perché ho fame. Grazie. Pedro, finalmente. È da un pezzo che ti aspettiamo. Chi è questo piccolino? È un orfano. Avanti, sediti. La zuppa si raffredda. Vieni anche tu. Vai. Ah, ecco fatto. Ci siamo. Tieni. Mi ha detto Angustias che ci sono almeno altri 5 bambini orfani alle grotte. E chi porta da mangiare a quegli angioletti? La chiesa cerca di dare una mano. 1, 2, 3 e 5. E il 4? Eh? Dopo il 3 c'è il 4, non il 5. Signor prete, è che Manolo non è capace di contare. E tu, Juanico, sei capace di contare? Io invece so tutti i numeri a memoria. 1, 2, 3,
4, 5, 17, 40 e 23. Vedo che li hai imparati molto bene. Sei capace di giocare a campana? Devi lanciare il bastoncino su un quadrato e poi andarlo a riprendere su una gamba sola. Stavo riflettendo sulla tua proposta di aprire delle nuove scuole simili a quelle dell'Ave Maria di Padre Manhon nel Sacromonte. Mi sorprendi, figliolo. L'evangelizzazione deve essere accompagnata dall'educazione che li aiuterà nella vita. Credo che sia un'ottima idea. Però dove pensi di trovare i soldi? Ah, per qualche giorno sarò via. E dove andate? A Madrid. In cerca di aiuti economici per le grotte. La mia famiglia è in contatto con Don Gonzalo, il marchese di Villamejor. Meglio. Che dicevate, padre? Niente, che sarò via. Vedremo se avrò fortuna. Ma che sorpresa! E chi se lo sarebbe aspettata da un prete? Quanto tempo sei stato nelle grotte? 3 anni. Ah. E poi ti sei stancato. Non mi sarei mai stancato, mai. Tutto è andato bene al principio. Ma a volte le cose non vanno come uno vorrebbe. Padre, ci sono problemi. Emmanuel, venite, abbiamo bisogno di voi. Sparite dalla mia vista, andate via! Mi avete sentito? Ho detto che dovete... Basta, Emmanuel! Fermati, per l'amor del cielo! Cosa vuoi? La colpa è tua! Per favore, Emmanuel... Andava tutto bene prima che arrivassi. No, state attento! Nessuno costruirà niente! Ci racconta soltanto delle bugie! Emmanuel, sei ubriaco! Sto zitto, altrimenti... Per favore, parliamo con calma. Lasciarmi in pace! No! Non andrò via. Il salvatore delle grotte. Dimmi un po', padre. Quanto resisterai qui? Fra quanto tempo ti stuferai di noi? Credi che abbiamo un futuro? Che mio figlio diventerà qualcuno? No. Mio figlio no. Diventerà un povero disgraziato. Come suo padre. Non dire così, sta tranquillo. Ci sono ancora speranze per te e per tuo figlio. Aiutami. Aiutami. Buongiorno, padre. Buongiorno. I padiglioni su ciascun lato dell'eremo. Ah, e qui andranno i bambini più piccoli. E quindi laggiù... È già arrivato il capomastro? I muri portanti dovrebbero essere messi qui. Ecco, là. Buongiorno, padre. Buongiorno, Esperanza. È qui che fate la scuola? Sì, guarda. Alla fine sarà così. Ti piace? Sì. È bella, vero? E qui ci posso poi venire anch'io? No, Esperanza. È per i maschi. Le femmine aiutano in casa. No, sarà anche per le bambine. Padre, andiamo. Si è fatto tardi. Oh. Poveda. Poveda, poveda. Don Gerardo, so che volevate vedermi. Era mio dovere. Essere segretario del nostro vescovo significa risparmiargli del lavoro e delle preoccupazioni, che non son poche. Dite pure. Mio caro amico, ho sentito che ultimamente vi siete recato spesso a Madrid per via delle vostre incombenze.
incombenze che riguardano le grotte, chiaro. Ovviamente. Raccontatemi, com'è andata? Ho ricevuto degli aiuti. Significa che non ricevete sufficiente appoggio a Guadix? Non volevo affatto dire questo. E allora perché andate a mendicare in giro? Come se qui non volessimo aiutarvi. Non credo che qualcuno a Madrid abbia pensato una cosa del genere. Davvero? Per l'amor del cielo! Avete osato chiedere dei soldi persino alla Casa Reale! Il misericordioso, pio e devoto reverendo padre Poveda va in giro a chiedere l'elemosina e a mettere così in ridicolo la chiesa di Guadix che non è capace di fare fronte alle necessità dei suoi poveri. Che vergogna! Cosa avrà pensato Sua Maestà? Non immaginavo che le esigenze di chi vive alle grotte potessero diventare un problema. Voi vi occupate solo del vostro mondo. Il fatto è che siete stato precipitoso e avete sbagliato. È piuttosto sgradevole dovervelo dire, però pretendo che restituiate immediatamente... Mio carissimo Poveda! È un piacere vederti. E ti faccio i miei complimenti per tutto ciò che hai ottenuto. Forza, andiamo nel mio ufficio, così mi racconti. Muoio di curiosità, voglio conoscere i dettagli della tua impresa. Proprio così. Buonasera. È un pessimo momento per la Spagna. Quel che è peggio è che temo ci siano in atto dei cambiamenti. Questo è esagerato. Brutti momenti ne abbiamo già avuti. In fondo quel che conta è il modo in cui si affrontano. E voi cosa ne pensate, Don Gerardo? Perché cambiamenti ne vedremo anche nella nostra Santa Madre Chiesa. Tanto per cominciare, basta guardare i giovani del seminario che predicano ai poveri. Lo sapete? È un'idea del nostro vescovo. E che ne è di quel prete? Come si chiamava? Vediamo... Poveda, che rivoluziona tutti i posti in cui passa. Cosa ne pensate di quello che sta combinando laggiù alle grotte? Che vergogna! Vive con quei selvaggi. I preti non dovrebbero preoccuparsi solo di dire messa e di pregare, certo, invece di andarsene in giro? Al contrario, a me sembra un'ottima cosa che aiuti il prossimo. Ricordate quello che abbiamo provato? Sì! Allora forza, 1, 2, 1, 2, 3. Gloria, gloria. No, basta, fermatevi, basta. Sembra che stiate richiamando una capra. Juanico, impegnati un po' di più. Io mi impegno, Don Vicente. Mi ha detto mio padre che mi sta cambiando la voce, divento un uomo. Alla tua età non può cambiarti la voce. Manolo, ti ho visto, ritorna a posto. È che questo posto non mi piace. Sì, ma non possiamo farci niente per via del tuo timbro, devi restare lì. Capito? Bene, dritto tu. Forza! Don Vicente, credo che anch'io per via del mio timbro devo sistemarmi là dietro. No. Tu resta dove ti ho detto, eh? Per la tua voce è perfetto. Ci riproviamo? E allora forza. 1, 2. 1, 2, 3. Gloria, in excelsis Deo. Un pochino meglio, più o meno, diciamo. Ma spero che il vescovo si porti l'ombrello, perché qui verrà giù il diluvio universale. Mi raccomando, bambini, mettetevi in fila, entrate senza correre e non vi spingete, vi prego, non vi spingete. Così, bene, entrate con calma e andate a sistemarvi. Orate, fratres. Ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile. Fiat ab Deum, Patrem Omnipotentem. Gloria, 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 gloria.
Don Pedro sta rivoluzionando questo posto. Aguadix è molto apprezzato. Figuratevi, aprire una scuola qui. C'è la figlia del sindaco. Sinceramente, non credevo che ce l'avrebbe fatta in così breve tempo. Che morbida, me la presti? E io oggi ti lascio giocare con la mia fionda. No, la voglio per più tempo, oggi e domani. Per favore, eccellenza, solo un momento. No. Aspetta, Poveda, resta anche tu. L'idea è stata tua, in fondo. Venite, Gerardo. E anche il chierichetto che ha servito messa. Ah, eccolo. Dai, sbrigati, ti stiamo aspettando. Ci sono. Forza. Vieni qui, facciamo una foto. Vieni. Mettiti lì, bravo, e con le mani giunte. Come se pregassi. Siete pronti? Per favore, non vi muovete. Pronti? Chi avrebbe detto che ci sarebbe stata una scuola qui, eh? Adesso c'è. Sapete, pensavo di scrivere un articolo sulle grotte e Poveda per il nostro giornale. Come volete. Cosa potete dirmi di padre Poveda? Che è un uomo buono. Sì, ve lo assicuro. Chissà, potrebbe essere una buona scuola. Che bei colori. Che ve ne pare? Che bei colori. Sono molto belle, padre. Meravigliose. Sono per voi, signore. Davvero, potremmo farci tutto. Potrete cucire dei vestiti per i vostri figli e per tutti quelli che non hanno di che mettersi. Padre, ma è troppo. Beh, questo non è tutto. Ho comprato delle macchine da cucire. Ma è e voglio che le usiate. Visto che molti di voi non hanno lavoro, ho pensato che potremmo aprire un laboratorio. Non ci meritiamo tanto. Come no? Questo è molto altro. Padre, ti chiamano, vieni. Così. Vedete? Ecco. Noi ci troviamo qui, a Guadix, in provincia di Granada. Così in basso, è quasi alla fine della terra. E chi vive lì? Questa città, che si trova in mezzo, si chiama Madrid ed è la capitale della Spagna. Padre! Padre Poveda! Vi prego, leggete! Cosa per te? Questo che cos'è, si Don Vicente? Le autorità vi hanno nominato figlio adottivo prediletto. Non può essere. Daranno il vostro nome a una strada. Che succede, padre? Niente. Non succede niente. Non mi entusiasmano certe cose e basta. Vorrei nel bene e nel male che mi ignorassero di più. Riprendiamo, dobbiamo continuare la lezione. Chi vive qui? Credetemi, mi sembra una follia, dico sul serio, è una vera follia. Dare tanta importanza a Poveda. E non è la prima volta. Qualche giorno fa hanno già pubblicato un articolo su di lui. E avete letto che vogliono dedicargli una strada? Per favore, neanche voi avete una strada. Con questo finirà che poi si sentirà più autorizzato a fare e a disfare quello che vuole nelle grotte. Manolo, non dovresti essere a fare i compiti a casa? Sì, ma mi hanno sgridato e me ne sono andato. E lo hai già spiegato, Don Vicente. Sì, però non mi ha creduto. Io non voglio più andare a scuola. No, non dire così. Imparare, guarda che è molto importante. Perché conoscere il mondo è come avere una candela accesa nel buio della notte. Senza una luce, nell'oscurità non si può vedere. Non ti pare? Sì. A me fa tanta paura l'oscurità. Ma poi alla fine sorge il sole. Non è così? Sì. Ti assicuro, Manolo, che la luce sempre vince sull'oscurità.
Prego, accomodati. Ditemi. Mi risulta che alcuni degli iscritti al circolo cattolico stiano cancellando gli aiuti economici alle grotte. Sbaglio? Avete ragione. E mi stupisce molto quello che sta succedendo. Da un lato mi concedono onori che non merito, però dall'altro gli aiuti già scarsi diminuiscono. Mi preoccupa che senza volere tu stia dando un cattivo esempio, che può sembrare mania di protagonismo. Protagonismo? Sì, senza volere, dico. Però col tuo atteggiamento e la tua rilevanza pubblica stai creando problemi alla curia di questa diocesi. Qualcuno ha suggerito un cambiamento. Sono a vostra disposizione. Voi siete il mio vescovo. Ho pensato che la cosa migliore sia che abbandoni le grotte. Lasciare le grotte? No, per favore. Prenditi del tempo per riflettere e pregare. In fin dei conti si tratta solo di comprendere che cosa Dio ci chiede. In ogni caso, la scuola può andare avanti senza di te. Don Vicente, dove va il padre? Deve partire. Per Madrid? No. Se ne va per sempre. Nessuno importa di noi! È stato il vescovo! Solo padre Poveda si preoccupava. Qui dicono che mio figlio è partito e danno la colpa al vescovo. Ah. Pretendo una rettifica per questo articolo. Sono solamente delle bugie. Andiamo a cercarlo. Sì. Padre Poveda deve tornare. Andiamo. Sì, andiamo a riprenderci. Guadix vuole Poveda! Don Pedro è dovuto partire. Fuori il vescovo! Rivogliamo Poveda! Lo vedete, Don Maximiano? Mi credete ora? Dovevamo allontanarlo prima di arrivare a questo punto. Sì, e dopo? Che ti hanno detto? E alle grotte che è successo ai poveri? Lo vedi? Lo vedi che c'era bisogno che noi poveri imbracciassimo le armi? Non è la risposta, Felipe. Ah sì? E qual è allora? Dimmi. Sopportare mentre ci derubano e ci maltrattano? Sopportare mentre i signorini ci tolgono quel poco che ci appartiene? Aspettare che ci ammazzino? Questa è la risposta? Perché sei venuto, Felipe? Qui le domande le faccio io!
Chi è l'uomo che hai salutato questa mattina? Carlos. Carlos, così si chiamava. È mio fratello. Lo vuoi sapere? Anch'io avevo un fratello. Però i sovversivi l'hanno ucciso l'altra settimana. E mi sono detto, perché non posso uccidere anch'io il fratello di un sovversivo? Per fargli capire quello che si prova. Noi non siamo dei sovversivi. Tu sei un prete, e per me è lo stesso. Io sono un sacerdote di Cristo. E ti assicuro che nel suo Vangelo non c'è niente, non c'è niente che assomigli a questa follia. Quello che dici tu. Cosa è capitato dopo che ti hanno cacciato dalle grotte? Ho cercato di fondare a Madrid un asilo per bambine di strada, ma è fallito. E poi mi hanno mandato nelle Asturie. Ed ecco la Vergine di Covadonga. Come racconta la leggenda, aiutò Don... E quindi lei è la santina? Certo, signore, è lei. Ah, oh, guardate com'è bella. Morite di caldo con tutte quelle coperte addosso? Ma perché ve ne state chiuso qui dentro? La vedete, sto leggendo. Mi sto documentando sul problema dell'educazione in Spagna. Ho letto che vari professori dell'Istituto di Libero Insegnamento hanno messo il dito nella piaga. Peccato che non siano cattolici. Scommetto che vi sta passando qualcosa per la testa, eh? Andrebbero modernizzati tutti i modelli del sistema educativo. Però prima andrebbero formati dei maestri cristiani. Beh, che Dio vi aiuti, figlio mio. Che Dio vi aiuti. Bisogna avere fede, Don Comas. Bisogna avere fede. Sì. Don Comas, aspettate. Buongiorno. Buongiorno, Don Pedro. Vi siete svegliato molto presto oggi. Che mi portate? Sono alcune lettere. Potreste consegnarle insieme alle altre all'ufficio postale? Ma, figliolo, quindi non avete dormito per tutta la notte? Poco. Mi sembrano parecchie queste lettere. Sono per i vescovi e altre personalità. Dobbiamo coinvolgerli nella faccenda dell'educazione. Va bene, sì, le invierò. Tra l'altro, a che ora parte il treno per Oviedo? Fatemi un po' vedere. Dovrebbe partire più o meno tra mezz'ora, però dovrete correre molto per riuscire a prenderlo. Forza, correte, Don Pedro, correte! Ma che ragazzo! L'educazione è uno dei pilastri della democrazia, come dice il professor Hiner. Vogliamo formare uomini in grado di prendere decisioni, cittadini liberi. Studenti e professori seduti gli uni accanto agli altri, qui di fronte a me. Parliamo, discutiamo come dei buoni compagni. È necessario riunire le forze, sostenerci a vicenda. Questo significa che voi siete d'accordo con la legge sulle associazioni che è stata presentata in Parlamento? In effetti sì. È imprescindibile esercitare il controllo su ogni congregazione religiosa. Dobbiamo arrivare ad avere un'educazione neutrale. Hai sentito? Questo proprio non me l'aspettavo. L'ho sentito a sufficienza. Dove vai? Non riesco a credere alle mie orecchie. Come faccio a capire? Ma non puoi reagire così, mi senti accettare così? Perdonatemi, non vi ho visto. No, non vi preoccupate, nulla di grave. Vediamo. Voi siete delle maestre?
Sì, sì, sì. Forse potete aiutarmi. Sto cercando questa libreria. Ah, ma certo, non è lontana da qui. Vedete, dovete seguire quella strada e sulla destra troverete la libreria. Mille grazie. È stato un piacere, padre. Vi auguro buona giornata. Anche a voi, anche grazie. Voi, grazie. Correvi come una pazza, Amelia, non ti controlli. In definitiva, la chiave è l'educazione, la chiave per la rinascita di un paese. Grazie a essa potremmo evitare di ripetere alcuni errori. Ecco che cosa vi propongo. Per come la vedo io, dovremmo gettare delle buone basi su cui costruire in futuro. Non concentriamoci solamente sulla formazione dell'alunno, no, ma soprattutto sulle persone che in futuro formeranno quell'alunno. Perdonateci, ci dispiace, però non siamo d'accordo. A tutti noi professori questo metodo non piace. E poi siamo già iscritti a un altro sindacato. Scusateci. Sono arrivate queste lettere per voi. Sono alcune delle risposte che aspettavo. Non siate nervoso. Che vi prende, figliolo? Quasi nessuno vuole mettere in pratica le proposte che ho fatto. Ce ne sono ben pochi. Siete preoccupato? No. No, grazie. Grazie. Mi passerà. Sì. Che succede, madre? Sono tutti fallimenti. Cosa sto facendo qui? Aiutami, ti prego. Ti supplico. Scusatemi, signorina. No, non è niente, non vi preoccupate. Noi ci conosciamo. Mi sembra di le sì. Le maestre. E voi siete i sacerdoti che abbiamo incontrato sì, a Oviedo? Sì. Forse prima o poi riusciremo anche a incontrarci senza scontrarci. Mi chiamo Pedro Poveda. Io sono Amelia Del Poso, professoressa della scuola di Oviedo. E loro sono Marcellina e Carmen. Professoresse? Sì. Mi perdonate un momento? Torno subito. Grazie, madre. Le cose non vanno bene, padre. Siamo indietro riguardo all'educazione, è così. Dovremmo formare un corpo docente preparato. Lo voleva l'Istituto di Libero Insegnamento 30 anni fa, almeno. Voi lo conoscete, padre? Certo. E che ne pensate? Ammiro il loro spirito di riforma, i loro metodi pedagogici. Però... Non posso credere che siate d'accordo con il loro progetto di mettere in un angolo noi che siamo cristiani. Ovviamente no. Esistono dei cuori, idee o sentimenti neutri? Esiste l'insegnamento neutro? In più pretendono di ottenere dallo Stato il monopolio dell'insegnamento. Così decideranno cosa i bambini devono o non devono sapere. Ma che possiamo fare se il governo è con loro?
formare con i migliori metodi pedagogici dei professori cristiani, che possono poi insegnare ufficialmente. Siete disposti ad avviare un progetto a Oviedo? Immaginate un centro vicino alla scuola normale frequentato da studentesse di città e di provincia. Potrebbero studiare, scrivere, tenere conferenze, fare delle escursioni, scambiarsi delle opinioni, come un tempo accadeva nelle accademie di Atene. Ma come si potrebbe avviare? Voi come lo immaginate? Apriremo delle accademie. E tutte le studentesse che vengono dalla provincia, dove le sistemeremo? In una residenza. Non volevate cambiare le cose? Mettete in pratica i vostri ideali. Attenta. Carlos, ma... Scusa, che ci fai? Che ci fai tu qui? Mi ha mandato nostro padre. Forza, abbracciami. E i tuoi studi? Procedono. Procedono? Poco a poco. Poco a poco. E tu che facevi? Stavo consultando alcuni libri per un progetto che sto avviando. Cosa hai capito? La santa mi ha aperto la mente. La santina? No, fratellino, no. Santa Teresa. Santa Teresa? Sì. Ma che cosa stai dicendo? E le voglio anche pubblicare. Pubblicherò queste riflessioni. Saranno di aiuto alle maestre. Ti ricordi nostra cugina Antonia di Linares? Sì, te le pubblicherà lei? No, figurati, no. Però gliele invierò. Voglio che apra un'altra accademia lì. E poi magari potremmo aprirne a Jaén. Linares, Jaén. Dovresti riposare un po', fratello. Sono così emozionata. Siete tutte le benvenute. Piacere vedervi. Salve. Salve. Prego, salite. Vi do una mano. Ve la porto io la valigia. Grazie. Io vi propongo un sistema nuovo. Un metodo nuovo. Sono dei procedimenti moderni e allo stesso tempo antichi, ispirati all'amore. Una generazione educata rende grande un paese e una nazione. Se però non è educata, potrà facilmente essere la rovina di quel paese. Non ti mancano le grotte? Sei qui già da 7 anni. Nostro padre e nostra madre non ti mancano? Sì, certo. È così, hai ragione. Potrei diventare canonico della cattedrale di Jaén. Almeno sarei più vicino a loro. Però non è così semplice. Ti preoccupano le maestre, eh? Per me non c'è alcun problema, Don Pedro. Loro se la cavano benissimo da sole. Perché non venite insieme a noi? Imparereste molto di più che in quell'accademia. Dovreste stare a casa a cucinare e a stirare. Signorito, che cosa vogliono questi villani? Ma che rozzi! Ascolto, non ne vale la pena. Cammina, dai. Se
Secondo il filosofo greco, il bene morale coincide con la felicità. Per Platone, se vogliamo il bene, è una cosa buona. Non solo eticamente, ma perché è buona per la nostra felicità. Capite? Quante ragazze seguono questo corso? Il pensiero di Platone è che tutto sono il ancora mondo poche. Esiste perché è bene che esistano. I genitori preferiscono che si occupino della casa, invece di prepararsi per una professione. Sono uno strumento per arrivare al bene. Inoltre, per Platone il bene... Padre, che è successo? Come il sole con la sua luce dà visibilità alle cose, così il bene dà intelligibilità alle idee. Mi costa dirvelo. Cioè, è possibile alle idee di essere capite. E come il sole con la luce dà capacità visiva all'occhio... Ho deciso di trasferirmi a Haen. ...intelligenza e capacità di capire all'anima. I miei genitori invecchiano. Quindi c'è un'omogeneità. Va bene. Sapevamo che sareste durato poco qui, siete troppo freddoloso. L'anima che le capisce. E questa parentela. Ma non pensate che vi libererete di me, eh? No. Ad Haen apriremo un'altra accademia. Il valore rende possibile la vita, così il bene fa sì che ciascuna idea e ciascuna cosa esista. Oh! Salve! Buongiorno. Come va? Mio fratello Carlos mi è stato accanto nei momenti più difficili. Sento di non averlo ringraziato quanto avrei dovuto. Io non ho neanche potuto dire addio a mio fratello. La notte prima che se ne andasse avevamo discusso. Era per una stupidaggine. E non l'ho più potuto rivedere. Dicono che l'hanno seppellito in un campo. In un campo. Mi dispiace molto, Felipe. Mi dispiace molto. Non è niente. Non è niente. Conseguenze di questa situazione che nessuno capisce. Fatti forza. E così tu quante accademie hai aperto? Parecchie. Parecchie. E scuole? Scuole altrettante. E tu insegnavi a leggere? E in quanto tempo? In quanto ne serviva. Ah. Lo sai una cosa, padre? Io in altre circostanze. Circostanze? Avrei chiesto di insegnarmi. So i numeri e a far di conto sono capace. Me la cavo in qualche modo, però... Però per leggere... Sono proprio un testone. Davvero. Testone. Mi capisci? Sì, certo. Il problema è questo, padre. Ormai è tardi. Aspetta, te ne lascio un po'. Chi lo sa? Magari ti piace. Prendile. Non è necessario, Felipe. E anche questi. Sei molto gentile. Mi perdonerai, però uscendo devo chiudere a chiave. Non ti preoccupare. Felipe. Quando potrai, cerca qualcuno che ti insegni a leggere. Lo farò. Lo farò, padre. Ma
L'hai vista quella? È uno schianto. Eh sì, niente purtroppo male. Purtroppo siamo bloccati. Già. Tutto ok? Andiamo il pure adesso. Dai col fucile. Dammi. Sì, va bene. Sbrigati. Vieni a deporre. Sai già perché sei qui? Perché sei stato arrestato? Suppongo perché predico il Vangelo e perché servo la Chiesa. E perché stai ostacolando le direttive del Ministero dell'Istruzione Pubblica? Per le tue ingerenze sui metodi di insegnamento dello Stato? E perché stai sobillando le maestre di tutta quanta la Spagna? Io non sono contro i metodi di insegnamento dello Stato. L'unica cosa che ho fatto è stata aiutare a formare delle professoresse cristiane. Sì, intromettendoti nella politica e in faccende che non ti riguardano. Adesso non mi dirai che ad Aene non hai avuto problemi. Buongiorno. Buongiorno. Sono Pedro Poveda, il nuovo canonico della cattedrale. Voi siete il signor Manuel Segovia? Sì, esatto. Cosa volete? Parlare con vostra figlia Pepita. Perdonatemi, padre. Scusate se sono così franco, ma voi state insistendo troppo. Pepita, come vedete, è ancora molto giovane. Ha solo 22 anni. Come può dirigere un'accademia? Mi va bene che dia delle lezioni, però dirigere. Se almeno fosse un uomo, vero? Ma perché avete tanto interesse per Pepita? Le referenze di sua figlia sono ottime. Le mie accademie sono per ragazze. Ne ho aperte a Oviedo e a Linares e le dirigono stupendamente. Ah, e poi, Pepita è l'unica donna in tutta Jaén diplomata alla scuola superiore del magistero. Mi state proponendo una vera follia. Padre. Va bene, Don Pedro. Prestate molta attenzione. Io voglio accettare. E che Dio mi perdoni. Non vi dovete preoccupare, di questo me ne occupo io. È così pieno di idee, Manolo. Quest'anno, grazie all'Accademia, molte ragazze potranno studiare alla scuola normale del Magistero. Ci sarà una scuola con tante maestre, che pericolo. Cosa dici, sciocco? Don Pedro sostiene che è ora che noi donne reclamiamo il posto che ci compete nella società. Sarai la direttrice più bella di tutta Jaén. Ah, non mi importa quello che mi dite, padre. Voglio diventare maestra. Se metti un piede fuori da questa casa, non osare tornarci. Non potrai tornarci mai e poi mai. Siete le benvenute. Jaén è in festa. In quest'anno 1913 apriremo l'accademia. E dal vostro gruppo che comincia usciranno delle straordinarie maestre. Beh, Jaén inizia ad abituarsi, vero? Marina, se non sbaglio. Sì, sono io. A parte lo studio, ciascuna di voi avrà un incarico. Ci sarà la responsabile della segreteria, della mensa, della biblioteca e del laboratorio. Abbiamo anche un laboratorio. Non ci avrei mai pensato. Buonasera. Buonasera. Buonasera, padre. Ecco, vi presento Don Pedro. Che gioia vedere qui riunite tante menti brillanti. Benvenute. Dicono che un certo Pedro Poveda ha aperto diverse accademie, l'ultima qui a Jaén, e sono decisamente a sfondo dogmatico. Non so se voi ne eravate al corrente, signore Echevarria. Ho sentito parlare di lui. Vuole intromettersi nell'insegnamento ufficiale. Sì, lo so.
Alcune delle mie vecchie allieve stanno collaborando con lui. Non permetteremo che influenzi gli insegnanti. Gli ordini religiosi non prenderanno il sopravvento. E quel Poveda è dappertutto. È professore alle scuole normali, ha contatti con l'associazione stampa, la giunta di reclusi. Non si ferma. A quanto pare sta conquistando la fiducia di molte sì, donne. Delle donne colte. Riconosco che l'idea è nuova. Interessante. Dobbiamo intervenire. Che cosa proponi, Alfonso? Usare l'opinione pubblica. Dobbiamo screditarlo e fermare la sua follia. Ci sono voluti 40 anni per arrivare a questo punto. Non possiamo fare un solo passo indietro. Sono d'accordo. Accidenti! Cos'è che vi fa ridere tanto? Mi scusi, è la signorina Marina. Oh. Vi posso essere d'aiuto? Sinceramente non lo avevo mai visto. Era alto, ben vestito e maleducato. E non lo conoscevi? No. Ma lo avrà saputo il padre. Mi avevano avvertito, però non ci ho prestato molta attenzione. Gli altarini del maestro Pedro, ma che spiritosi. Il merito principale di questo maestro Pedro è di riuscire a manovrare le persone come gli pare e piace. Diamo fastidio, a quanto sembra. No. Voi non date fastidio, ce l'hanno con me. No, padre. Invece ce l'hanno con tutte noi. E poi è firmato da Alfonso Barea. Era mio compagno alla scuola superiore. Quello che è chiaro, comunque, è che non siamo disposti a gettare la spugna. Vero, Pepita? Ovviamente no. Siamo con voi, padre. La gallina! Sta scappando la gallina! Prendetela! Marina, sta scappando il pranzo! Ma che è successo? Pensavamo che fosse morta e invece è viva, purtroppo! Forza, corri! Che pasticcio! Perché siete così agitate? Mi ne occupo io! Shh, ma come? Che fai? Vieni qua! Ecco, fatto, ti ho preso! Credo che dovremmo graziarla. Sei coraggiosa, brava! Eh già! Oh, adesso chi sarà? Va bene, voi sistemate questo disastro, eh? Sì. Apro io. Sbrighiamoci. Buonasera, Pepita. Ma che sorpresa, professore Echevarria! Proprio non vi aspettavo. Prego, avanti. Sono a Jaén da qualche giorno e mi sono detto non posso tornare a Madrid senza salutare una delle mie allieve più brillanti. E per di più giovanissima direttrice dell'Accademia. Scusate, lei è Marina. È un piacere, perdonatemi se non vi do la mano. Non vi preoccupate. Studentesse del Magistero, vedo che siamo tra colleghi. Il signore Luis Echevarria dell'Istituto di Magistero è stato mio professore a Madrid. Dicevo a Pepita che ammiro il carattere delle giovani come voi, che si danno da fare per occupare un posto nella società. Il nostro posto, professore. È bello vedere che stai bene. Buongiorno, padre. Buongiorno. Padre? Padre! Bene, grazie. Mi perdonate. Ci vediamo. Vorrei presentarvi il professor Luis Echevarria. È un piacere. Ci tenevo a conoscervi personalmente. E così anche per me. Ho letto sui giornali parecchie notizie su di voi. Alcune non troppo positive. Credete che stiano architettando un attacco contro la vostra persona? Non prendiamoci in giro, signor Luis. Voi conoscete quanto me la risposta alla domanda. Come avete detto, basta aprire i giornali. Capirete che molti interpretano il vostro lavoro come un'intromissione nelle scuole statali del Magistero. Immagino quindi che
Voi siete contro qualunque tipo di dogmatismo. È così, non c'è il minimo dubbio. Ammetterete allora che se per insegnare noi non dobbiamo avere un approccio dogmatico, non dovrebbe averlo neanche l'Istituto di Libero Insegnamento. Non è forse puro dogmatismo non tollerare che noi cattolici vogliamo formare maestre con uno spirito cristiano? Chi viene nelle nostre accademie lo fa liberamente. È stato piacevole conversare e stare in vostra compagnia, ma devo ritornare a Madrid. Vi piace? È fatto con del legno esotico. Ve lo regalo. Vi auguro buon viaggio, professore Echevarría. Grazie. Pepita. Ciao, Manolo. Non ti aspettavo. È da un po' che non ti vedo. Sì, il lavoro all'accademia è molto impegnativo. Vieni, ti accompagno a casa. In ospedale è come sempre. Ci sono nuovi casi di tifo. E tu, come stai? Sono molto occupata, in realtà. La prossima settimana cominciamo con le pratiche pedagogiche. E cosa sono? Beh, organizzeremo delle riunioni con professori e alunne, assemblee, conferenze, cose del genere, insomma. Quando ci sposeremo non sarà necessario che tu tenga il lavoro. Io ho un ottimo stipendio. Non stai parlando sul serio, vero? Beh, quello che volevo dire è che potresti vivere, che so io, meglio, se lo desideri. Vivere meglio? E come? Non lo so, come una regina. Come una regina? E questo lo chiami vivere come una regina? Rimanere in casa a sbrigare le faccende? Il mio lavoro è importante tanto quanto il tuo. Non intendevo questo, Pepita. Sì, però lo hai detto. Ora devo andare. Ciao. Marina! Voglio che mi ridiate subito mia figlia! Marina! Dovete restituirmi mia figlia! Ma che succede? Mio padre! Dovete restituirmi mia figlia! Marina! Cosa c'è, Pepita? Che succede, Marina? Mio padre è qui fuori. Non so cosa vuole. Sembra molto arrabbiato. Non sarà pericoloso? Dipende. Cosa vuole? Non vi preoccupate, arrivo subito. Dov'è mia figlia? Che succede, buon uomo? Mia figlia! Me l'hanno rapita! Dite davvero? Com'è accaduto? Un prete. L'hanno scritto su tutti i giornali. Un certo Pedro Poveda. Parlano molto male di lui e dell'accademia. Non dovete fidarvi di tutto quello che scrivono sui giornali. Le avevo detto di non venire. Tutto questo è un inganno. Vi assicuro che vostra figlia sta bene. Marina? Forza, scendi e apri la porta a tuo padre. Sì, don Pedro. Don Pedro, voi siete il prete di cui parlano? In persona. Figliola! Lo vedete che sta bene? Ma siete davvero esagerato, padre. Come potevano rapirmi? Lo dicono i giornali, la gente, che ne so? Ah, sono tutte bugie, per carità. Forza, entrate. Bevetevi una cioccolata. Marina vi spiegherà. Venite. Fatti coraggio, Marina. Vedrai che andrà tutto bene. Non so. Ti dico di sì, avanti. Sì. Forza. Io ti aspetto qui. Sì. Oh. Il peso della conoscenza, come si dice. È vero. Voglio parlarvi oggi di una donna davvero straordinaria che si è distinta nella sua epoca persino più di alcuni uomini e, anche se non si è dedicata all'insegnamento, è stata una grande maestra. Mi riferisco a Santa Teresa d'Avila. Voi ovviamente sapete chi sono quegli uomini? Leggendo i suoi libri, no, ci si accorge immediatamente di... Ma impareranno molto sulla pedagogia. La pedagogia, per via dei principi umanistici in essi racchiusi, ma che non è possibile comprendere se non si ha la preparazione sufficiente.
E per la lezione di oggi questo è tutto. Mille grazie. È mia figlia! Questo materiale è delicato. Per favore, vi chiedo di usarlo con molta attenzione. Mi dovete scusare? Scommetto che di là c'è il suo fidanzato. Non ho potuto fare niente, ha insistito per vederti e... Manolo, cosa vuoi? Voglio scusarmi, solo questo. Sono stato uno sconsiderato e uno stupido. Non sopporterei di stare senza di te, Pepita. Senza il tuo sguardo e il tuo sorriso. Oh. Ah, sì, io me ne vado. Vi lascio qui, soli. In biblioteca. Devo andare. Di là. Manolo, sei un uomo straordinario. È la verità. Ma io non so se possiamo stare insieme. Il lavoro mi occupa tutto il giorno e... E quello che stiamo costruendo qui, con le accademie, è quello che Dio mi sta chiedendo di fare. Te lo chiede Dio? Mi spiace tanto. Manolo! Figliola, se non ti invitiamo a cena, non ti vediamo mai. Abbiamo molto lavoro in accademia. E poi le ragazze hanno bisogno del nostro appoggio. A volte ci sono problemi. Come in ogni famiglia. E parlando di famiglia, quando vi sposate, tu e Manolo? Beh... D'accordo, sì, lo so che il futuro del paese è incerto. Ma non importa, per voi questo è un buon momento. Lui ha un ottimo impiego e in fondo la verità è che mi piacerebbe avere dei nipotini che corrono qui per il salone. Oggi ho lasciato Manolo. Che cosa? L'accademia assorbe tutto il mio tempo, padre. Mi devo occupare delle ragazze che la frequentano. Padre! Padre! Bevi! Questa figlia mi farà morire di crepacuore. Che dici? Lo sapevo io che l'idea di diventare direttrice non era buona. La colpa ce l'ha quel Poveda. Lo scrivono anche i giornali. È un uomo di cui non ci si può fidare. Non vi consento di parlare così di Don Pedro. I giornali raccontano soltanto bugie. Ah, figliola, qualunque sia la verità, io ti prego per la mia salute di lasciare l'accademia. Sarò molto diretto. Le novità nell'ambito della Chiesa non sono facili da assimilare. E la vostra opera... Molti credono che l'educazione cristiana si adatti meglio all'ambiente delle congregazioni e non in mano a delle donne laiche. È proprio questa l'innovazione. Quando Cristo disse andate e insegnate, non intendeva solo il clero e noi religiosi. E vi do ragione. Ma visto che le disgrazie non vengono mai da sole, si è aggiunta anche una calunniosa campagna stampa contro di voi e le teresiane. Ho già provveduto a sollecitare che vengano ritirate queste orribili infamie. Comunque sia... Vi suggerisco di lasciare la direzione dell'istituzione. Non vi preoccupate. Io stesso farò in modo che il progetto continui. E vediamo se con questa soluzione le acque si calmeranno.
Padre. Devo dirvi che abbandono l'Accademia. L'istituzione è cominciata senza di te. E senza di te può continuare. Mi piace, padre. Non ti preoccupare. Una brutta giornata capita a tutti. Non abbandonerò l'istituzione. Non importa cosa diranno. È una decisione importante. Ci hai pensato bene? Sì, padre. Quanto apprezzo il tuo enorme coraggio. Stiamo aprendo delle vie nuove. Adesso posso rivelarti quello su cui ho meditato molto. È meglio che la direzione di tutte quante le residenze, delle accademie e dei centri ora venga affidata a voi. Anzi a te, Pepita. Perché rappresenti molto bene lo spirito di quest'opera. Ma voi? Mi hanno appena nominato cappellano reale. Me ne vado a Madrid. Perlomeno, ormai qui c'è gente preparata. E poi, credo che stando a Madrid potrei comunque essere utile all'istituzione. È un nuovo periodo. È il vostro momento. Cosa ha a che fare l'istituzione teresiana con gli insorti? Niente. L'istituzione teresiana non ha mai avuto un'inclinazione politica e non c'entra nulla con le insurrezioni. Se ne siete costretti, procedete solo contro di me. Tutta questa storia noi già la conoscevamo. Però per te finirà oggi. L'ordine ci arriva dall'alto. E ora? Lo porto via io. Conci, è lui il prete? Tu aspetta qui, ci penso io. Com'è finita con le ragazze, padre? Hanno poi potuto continuare a insegnare all'Accademia? Sì. E lo fanno tuttora, sono straordinarie. E dopo cosa è successo? Dopo sono venuto qui a Madrid. È chiaro che la battaglia dobbiamo vincerla in favore del Magistero e contro un gruppo inascoltato e poco apprezzato, le donne. Inascoltato, ma non da tutti. Esatto, perché quel lupo travestito da agnello le ha portate dalla sua parte. Sì, e ha anche giocato d'anticipo.
Le sue residenze per universitarie le ha messe in funzione prima che lo faceste voi, signore Echevarria. Ci distraiamo un attimo e un uomo da solo riempie la Spagna di accademie e di internati. A Poveda va riconosciuto il suo grande coraggio. È un sacerdote eppure decide di lasciare campo libero ai laici. E questo è mal visto dalla Chiesa. Per giunta sono donne. E aggiungete il successo che sta ottenendo la residenza universitaria che ha aperto a Madrid. Comprenderete che dobbiamo agire il prima possibile. Sono d'accordo. Non basterà controllare e bloccare le congregazioni religiose. Andranno fermati anche i laici cattolici, che siano uomini oppure donne. Per questo motivo noi vi chiediamo che anche la Confederazione Cattolica degli Studenti venga inclusa, perché in fondo facciamo parte anche noi della vita universitaria spagnola. Voi vi fate manovrare dai preti! Voi invece vi fate manovrare dai politici laici! Stupidi i vostri soprusi! Sì, esatto! Dovete smetterla! Anche noi abbiamo una curiosità! Smettetela, basta! La violenza non è la risposta! Basta! L'insegnamento deve essere neutro! E così anche voi per la prima volta avete avuto un confronto. Sì, non immaginavo che Madrid fosse tanto ostile. Sì. Gli animi sono accesi, purtroppo. Le idee si radicalizzano e a quel punto scoppia la violenza. E ora raccontatemi, come va Jaén? Va tutto bene, padre, c'è parecchio lavoro. Ma la cosa più importante sono le nostre alunne. A proposito, Marina ha cominciato il suo dottorato. Che brava! E che ne pensa tuo padre? Oh, e a settimo cielo! Suo figlio è una dottoressa! Credo che neanche sappia che cosa significhi. Comunque mi appoggia. Cominciano a essere molte le giovani laureate. Che ve ne pare? A me? Una meraviglia. Anche se, riguardo a chi firma i titoli, non saprei. Adela, Adelaida, Agrippina, Amparo, Anna Maria, Antonio. C'è anche un uomo. Sì, sono quasi tutte delle accademie. Me lo immaginavo. Non volevo firmare neanche un titolo di quelle teresiane. Meglio tagliarsi una mano. E invece lo devo fare. Che cosa fai ancora qui, José? Non dovevi andartene un'ora fa? Sì. Sì, padre, ma voglio finire in fretta. Perché, vedete, ho un fratello che è stato molto male. Si è fermato per un po' di tempo e adesso è disoccupato. È una testa matta. E devo andare a dargli una mano a casa perché è il tetto che perde. E quando inizia a piovere... Perché non dici a tuo fratello di venire qui e di aiutarci? Così lui lavora un po' di più e tu un po' di meno. Davvero dareste lavoro tutti e due? Certo. Mille grazie, padre. Vado subito a dirglielo. Qualcosa non va, signorina Marina? No. Memoria. È il primo riepilogo del lavoro dell'istituzione teresiana degli ultimi anni. Il padre lo ha già visto? No. Noi siamo le prime. Questa sera verrà alla residenza e lo sfoglierà insieme a Pepita. E cosa contiene? Oh, parla delle 12 accademie, della residenza universitaria, dell'Istituto Cattolico Femminile. Avila, Barcellona, Burgos, Cordova, Jaén, Linares. Trecento professoresse, 2000 alunne, lezioni per ragazze operaie. Tre interi anni di lavoro, di lotta, di illusioni e di speranze, di momenti buoni e alcuni non così buoni. Insomma, dei ricordi che non devono andare perduti.
Ve lo sareste immaginato? Oh. E voi, ragazze, vi preparate a partecipare al congresso dell'educazione cattolica? Le ragazze sono tutte nervose. E tu? Io anche. Mi toccherà fare una comunicazione e ci sarà tanta gente. Ah, non ti preoccupare. Come dice il padre, ci vuole fiducia in Dio e molta fede. Forza! Il cognato dell'amico del... Non era l'amico, era il fratello del cugino. Era forse... Era un parente, era... Era il fratello. È il fratello dell'amico di José, il falegname. Sì. Ecco. Sì, beh, mi ha detto che cercavate qualcuno per la sartoria. Siccome sono vedova con 4 figli e in più mio padre... Sì, giusto, Elena, sì. Sono sicuro che svolgerai bene il lavoro. Veramente? Sì, ma certo. Mille grazie, padre. No, non ce n'è bisogno. Grazie infinite. È un piacere. Grazie. Sì? Buongiorno, padre. Il mio nome è Javier. Mi ha parlato di voi... L'amico del cognato di qualcuno? No, no, affatto. Un'alunna delle superiori. Ah, e tutta questa gente è con te? No, non li conosco. Avete bisogno? Sì, dovrei parlare con padre Poveda. E anche gli altri? Tutti dovete parlare con Poveda? Sì, padre. Come hai detto che ti chiami? Javier, e vorrei diventare pedagogo e mi servirebbe un consiglio. Ah, prego, entra, grazie. E accomodati. Aspettatemi qui. Ritorno tra poco. Prendetevi qualcosa di caldo per cena. E per il resto non preoccupatevi, tutto si sistemerà. Grazie, padre. Se io fossi ricco, farei dei regali al mondo intero. Amico Bernardo, non serve essere ricchi per dare, basta essere buoni. Questo è ancora più difficile. Poveda. Signor Juan, è un piacere vedervi. Era un po' che volevo incontrarvi e parlare con voi. Avete un momento? Certo, come no. So che la vostra opera va bene, che si moltiplicano le attività, le residenze, le associazioni. Ma dove trovate tanto tempo? Faccio come posso. Raccontatemi di voi. Come vanno le cose alla Scuola Superiore del Magistero? Vedete... in realtà il nostro incontro, devo ammettere che non è stato puramente casuale. Questo ambiente si sta inasprendo e io vorrei consigliarvi di fare molta attenzione. Il vostro impegno non è ben visto e le vostre accademie, insomma, il problema è che il cerchio si sta stringendo. Vi sono davvero grato per il consiglio, però non credo che le cose siano... Pedro, io non avrei mai voluto dirvelo. E c'è un'altra cosa. Dovreste togliervi quest'abito. Come vanno le cose a Ornacello? Bene, sì, bene. D'accordo. Hai visto la circolare del ministero? Sì, quella sulla salute dei bambini. È un argomento importante. Dobbiamo rimanere uniti. Un insegnamento corretto è fondamentale. Tutti devono... Buongiorno. Buongiorno. È cominciata l'assemblea? Sì, da parecchie ore. Quante maestre partecipano? Direi troppe. E ovviamente tutte sembrano contrarie. Così non potremo cambiare le normative né gli statuti. Le accademie sono una grande... Hanno formato moltissime maestre. La situazione ci sta sfuggendo di mano. I nostri sforzi sono inutili. Più cerchiamo di screditare le accademie, più le ragazze ci vanno. Perché la nostra campagna non dà i suoi frutti? Hanno aperto delle residenze persino in Cile. E anche il Vaticano le appoggia. Il problema è serio. Quelle maestre occupano quasi la metà dei posti ufficiali. Bisognerà tagliare la testa al serpente. Padre?
Ho letto l'articolo sull'assemblea dei professori della scuola normale. Dice che i nostri titoli non valgono, che non siamo all'altezza. Sì. L'ho letto stamattina. Per fortuna Carmen Questa ha difeso l'istituzione. Stasera andrò a vedere i miei ragazzi della fraternità del rifugio. Ma non cenate? Cenerò con loro. A più tardi. Ha un aspetto magnifico. Ragazzi, comportatevi bene. Ho fame. Questo è pieno. Hai fame? Ora ne metto un pochino qui. E un altro pochino. Io ne mangio due piatti. Allora. Avete molta fame? Padre, di nuovo della zuppa. Pensavo che vi fosse piaciuta e ho chiesto alla cuoca di farne per oggi, per domani, per dopodomani. Ma cosa hai fatto? Vieni con me. Per favore. Non mi devi dire niente. No. A volte il silenzio è più efficace. Beh, come vuoi. Buongiorno. Buongiorno, signore Echevarria. Sono arrivate le loro signorie? Sì, sono riunite nel salone della commissione parlamentare. Detto tra noi, gli animi come sono? Sono accesi. Lo sapete, l'argomento di sempre. Insisto, signorie. Dobbiamo indirizzarci verso uno Stato assolutamente laico ed evitare che tutti gli ordini religiosi abbiano in mano l'educazione. I gesuiti, i marianisti, i teresiani. Sarebbe da precisare che le teresiane sono donne laiche e non appartengono a nessuna congregazione. Come già più volte abbiamo affermato, la Spagna ha smesso di essere cattolica. E deve continuare così. È una vera questione di salute pubblica. Per favore, adesso ascoltatemi, cercate di ragionare. Signori! Se avete intenzione di seguire la via della radicalizzazione e dello scontro, non potrò appoggiarvi. Non voglio che i miei figli affrontino una guerra civile. La nostra amica Julia merita un riconoscimento speciale. Non è affatto comune al giorno d'oggi diventare una donna vice sindaco. In fondo, padre, non è così importante. Nel mio paese siamo... Come non è importante? Finalmente era ora che noi donne entrassimo in politica. Come dice il padre, noi siamo essenziali per il cambiamento. La politica? Parlare? Oggi le cose hanno preso una piega diversa. Presto, nascondiamoci! Correte! Presto! Fernando, aiutami! Cosa possiamo fare? Niente. Tranquillo. Devi stare tranquillo. Non sei solo. Non sei solo. Tranquillo. Ego te absolvo peccati tuis. Dove ci porterà tutto questo? Qualche anno fa i giovani giocavano con delle pistole giocattolo e adesso invece hanno per in mano per vincere pistole. Bisogna lottare. Non voglio sentire parlare di vincitori e vinti. È un momento in cui bisogna essere prudenti. È tempo di misericordia. Di avere pace e di dare pace. Cristo ci ha insegnato ad amare e a perdonare. Non ci spingerebbe mai a odiare.
Ieri hanno assassinato un tenente delle truppe d'assalto. La situazione sta diventando complicata. Buonasera. Buonasera, buonasera padre. Buonasera, padre. Avanti, a dormire. Andiamo a letto. Andiamo. Sbrigati. Ognuno nel proprio letto. Coraggio, a dormire. No. Forza. Che succede, padre? A pregare e a dormire. Coraggio, non preoccupatevi di là fuori. Qui non vi capiterà niente. A domani, buonanotte. Padre, fa molta attenzione. Dovete andarvene da qui. Questo posto non è più sicuro per voi. Se ha frustrato un nuevo intento criminal contra la República. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas, sublevándose contra el poder nacional y su propia patria. ¡Campesinos españoles! Acudid por millares los de todos los pueblos, aldeas y caseríos sobre la ciudad que se halle aún en poder de los sublevados. Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable. Id preparando las sepulturas. Yo os autorizo a matar como un perro a cualquier enemigo. Signore, mi vedi? Non ce la faccio più. Per te ho esaurito tutte le mie energie. E sembrerebbe invano. Adesso è giunta l'ora delle tenebre. Mio Dio. Dammi la forza per affrontare questa tormenta. Io ti offro la mia vita. E se è la tua volontà, dammi la tua grazia per accompagnarti fino al Calvario. Compagno. Compagno. Sigaretta? Non serve chiedere. Me le hanno appena portate. Sì, vedo che ci hai dato dentro. No, che dici? Sono un sentimentale. Le ho regalate a un prigioniero. Andaluso, come te. Ah, di dove? Ha vissuto anche a Guadix. E era maestro. Maestro? Sì. Come si chiama? Non mi ricordo perché aveva molti nomi. Poveda è il cognome. Pedro Poveda? Sì, proprio lui. E dov'è? In fondo a sinistra. Ma aspetta, adesso è andato a deporre. Vieni qui. E il prete? Ma insomma, che modi sono questi, Manolo? Dov'è il prete? Perché era Poveda, no? Sì, Pedro Poveda. Perché ti interessa tanto? Non potevate dirmelo. E dov'è? Lo hanno appena portato in Caie del Piamonte. Volevano interrogarlo anche lì. C'è una macchina libera. È già stato portato in Caie del... Sì, lo so. Telefona lì e se c'è Poveda, chiedi di trattenerlo finché non arrivo. Signorina. Credo che... Padre Poveda è lì. Forse fai prima andando a piedi. Provaci. Potete verificare? Manolo. Pronto. Auguri.
grazie. Pronto? Come non sanno niente? È da ore che l'hanno preso. Va bene. Grazie. È meglio andare a cercarlo. Qui lo vedo segnato, però poi lo hanno portato subito in Caglie Narvaez. Deve essere stato un errore. Ma porca miseria. Vieni, è qui. Entra, prete. Ora siete in due. Voi siete un sacerdote? Sì, mi chiamo Julio Barella. E io Pedro Poveda, sacerdote anch'io. Vorrei confessarmi. L'avevano appena portato, come mai non c'è? Senti, compagno, una volta qui è arrivata un'altra auto. Hanno chiesto di lui e lo hanno preso. L'hanno preso e basta. Senza fare domande. C'era anche un commissario politico. Già. Prova ad andare nel mio ufficio. Sulla scrivania, in un quaderno, ci sono i numeri di telefono. Se vuoi, chiama tu gli altri posti. Farai più in fretta. Penso che sia meglio. Portami al cimitero dell'Est, svelto. Andiamo! È urgente. Va più in fretta, per favore. Ci siamo! Sì? Come? Conoscevi quel prete? Sì. Mi ha spronato a migliorare. Ti
ti assicuro, Manolo, che la luce sempre vince sull'oscurità.